Senti, io non so tu chi ti credi di essere per venire qui a farmi la predica. Richard Feynman, premio Nobel per la fisica. Sì, io sono Babbo Natale. L'uomo che fece sparire l'infinito racconta la storia di un ragazzo Asperger che incontra il premio Nobel Richard Feynman, che gli cambierà la vita. Se vuoi veramente conoscere il mondo, c'è una sola persona a cui devi porre delle domande. Te. No, te. Fidati solo del tuo cervello. Questo premio Nobel, che non ha fatto solo la teoria della rinormalizzazione per cui è passata la storia della fisica, ha vissuto una vita veramente variegata. È stato pittore, suonatore di bonghi al Carnevale di Rio, era uno che scassinava cassaforti allo Salamos dove c'erano i segreti della bomba atomica, nonché è stata una delle persone che l'ha progettata, la bomba atomica. Faceva scherzi all'università, all'MIT, rubava le porte dei compagni universitari non facendoli dormire la notte, e in più ha creato tutta una serie di massime filosofiche che trasmette a questo ragazzo, facendogli capire che anche chi è Asperger, perché a lui è stata fatta una diagnosi di sindrome di Asperger post mortem, ha la possibilità di fare veramente delle cose meravigliose, perché il messaggio di base è che è diverso e che chi è diverso non è inferiore. Ho avuto più donne io di quante ne avrai tu in tutta la tua vita. Sono stato con donne ricche, povere, americane, straniere, oneste, fedifraghe. A pagamento. E lo spettacolo vede in scena due attori fantastici che sono Claudio Zarlocchi e Giuseppe Abramo, due attori teatrali meravigliosi, e è stato prodotto da Spazio Asperger Onlus a Roma e a Proda Arezzo con l'ausilio di Autismo Arezzo. Dopo aver fatto un bel giro per tutta Italia e anche in Svizzera siamo stati con questo spettacolo, finalmente arrivo nella mia città, era l'ora. Scritto da te? Sì, scritto da me, su commissione di Spazio Asperger Onlus, perché è già il secondo spettacolo che scriviamo in materia di autismo. Vogliamo ricordare allora questo appuntamento e come i cittadini potranno assistere. Allora, ci vediamo sabato 1 febbraio al Teatro Virginia alle ore 21. E, i cittadini potranno o presentarsi direttamente in via dei Redi al numero 2 oppure telefonare domani pomeriggio al teatro e prenderemo le prenotazioni. Quindi venite con cittadini. Vi aspettiamo.